terzultimo posto in classifica, ultima squadra della Serie A per possesso palla e passaggi riusciti, terzultima per pericolosità. A scorrere le statistiche non ci sarebbero dubbi. La Lazio si presenta a Verona per la più classica delle passeggiate di salute. Ma i numeri, come al solito, non raccontano tutta la verità, o meglio, per inquadrare la condizione attuale del Chievo occorre piuttosto considerare le ultime giornate. I clivensi arrivano da tre risultati utili consecutivi, due pareggi con Sassuolo e Udinese, una vittoria contro la diretta rivale Cesena. Dopo cinque partite la cura di Rolando Maran comincia a mostrare i suoi effetti. I miseri 4 punti raccolti nelle prime 7 giornate erano costati l'esonero a Eugenio Corini, ma l'arrivo dell'ex Catania non sembrava aver dato la scossa alla squadra. 2 KO contro Genoa e Palermo nei primi due impegni. Vi è dato scoraggiarsi però. Maran, che proprio come vice al Chievo ha iniziato la sua carriera di allenatore, ha preso in mano le redini dello spogliatoio. Per prima cosa ha ridato spazio a due big, Sergio Pellissier e Albano Bisarri. Il capitano e simbolo del club veronese ha ringraziato subito Maran per la fiducia, sua la doppietta che 2 giornate fa ha steso il Cesena. Domani contro la Lazio sarà ancora lui a guidare l'attacco in tandem con Paloschi. Con 7 reti all'attivo, Pellissier nei biancocelesti una delle sue vittime preferite. Tra i pali invece il giovane ancora acerbo Bardi si è dovuto accomodare in panchina. La porta è ora nei guanti di Bisarri. Albano sfiderà domani la sua ex squadra, il legame con i compagni di un tempo è ancora forte, ma il Piccione metterà da parte i ricordi per almeno 90 minuti. Davanti al portierone argentino Maran si affiderà al 4-4-2. Radovano e Cecofì formeranno la diga sulla mediana, Isco e Birza, in ballottaggio con Schelotto, saranno chiamati a scodellare cross dalle fasce per la coppia d'attacco. Contro la Lazio, però, il Chievo dovrà trovare più che altro la forza di rompere la tradizione. Nei 12 precedenti tra le due squadre al Bentegodi, i capitolini hanno conquistato i 3 punti in ben 8 occasioni. I padroni di casa hanno prevalso solamente una volta, la prima in A. Era il 2001-2002 e a decidere la sfida furono Marazzina e, pensate un po', una doppietta di Corini. Nel solco del suo predecessore, Maran cercherà di sfatare un tabù che dura ormai dalla preistoria. Tra gli allenatori sconfitti dalla Lazio c'è anche Stefano Pioli, che guidò il Chievo nel 2010-2011. Per il mister biancoceleste ora la grande opportunità, rilanciare le ambizioni europee della sua squadra e vedere che effetto fa stare dall'altra parte.